Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di carbofobia e lo faremo insieme alla dottoressa Angela Scialò, che è in collegamento con noi da Caserta. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei. Quindi la carbofobia che cos'è? La carbofobia, come possiamo immediatamente intuire dalla scissione del termine stesso, quindi carbofobia, sta ad indicare appunto la paura dei carboidrati. La carbofobia è una moderna tendenza alimentare, oggigiorno sempre più diffusa, il cui pensiero appunto si basa sulla considerazione che assumere carboidrati possa essere dannoso per la nostra salute. La carbofobia è un problema serio, un vero e proprio, ecco, disturbo alimentare che va affrontato, ed esaminato con un professionista del settore. La carbofobia, consiste, ecco, proprio, ecco, nella paura dei carboidrati, proprio perché le persone temono di assumerli, perché temono appunto un repentino aumento del proprio peso corporeo, quando invece, ecco, non è assolutamente così. Con un professionista del settore, dicevo, il paziente può recuperare in effetti quello che è un rapporto di fiducia nei confronti del cibo, nel nostro caso nei confronti dei carboidrati, ed assumere e raggiungere, voglio dire, un rapporto di fiducia appunto con esso. Quindi una paura dei carboidrati, ma la domanda nasce spontanea, perché ci sono alcune persone che hanno così tanta paura dei carboidrati? Sì, gli italiani, noi pensiamo, ecco, in genere amano la pasta, però sono sempre più diffuse le diete, se pensiamo ai social media, le diete comunque, ecco, moderne che promettono un rapido dimagrimento a fronte di un'abolizione, se non netta, eliminazione, appunto, dei carboidrati. Quindi il che genera una paura irrazionale nelle persone di assumere proprio carboidrati, si intende carboidrati in generale, anche 20-30 grammi di pasta, quindi anche una piccola quantità, il che appunto, ecco, comporta questa paura, che non ha poi, ecco, un motivo appunto specifico di riferimento. In realtà, non c'è nessun, ed è bene dirlo, macronutriente che di per sé, appunto, se eliminato, possa rappresentare appunto un dimagrimento. Quindi è bene non eliminare alcun macronutriente dalla nostra alimentazione, per far sì che la nostra alimentazione e che il nostro dimagrimento sia sostenibile nel tempo. Ed è importante dire che tutti i macronutrienti sono necessari al nostro corpo al fine che il nostro corpo, il nostro organismo svolga le funzioni, ecco, appunto, essenziali. Quindi chi ne ha paura ha paura proprio anche di pochissimi grammi di carboidrati, ma questa carbofobia, dottoressa, può essere un rischio per la nostra salute? Sì, sì, un'alimentazione fatta di privazione genera anche frustrazione, comunque, ecco, dovuta ad una fissazione di assumere appunto i carboidrati. Frustrazione proprio perché tra i carboidrati abbiamo anche i cibi più gustosi, quindi eliminarli rappresenta una vera e propria, insomma, ecco, frustrazione, caratterialmente rende le persone comunque irascibili, oltre al fatto che abbiamo ripercussioni. Abbiamo comunque, ecco, un metabolismo lento, quindi un metabolismo addormentato, una ritenzione idrica, allenamenti impossibili da sostenere, perdita del tono, comunque del tono muscolare, stress cronico a carico del sistema neuroendocrino e anche stress metabolico legato al metabolismo, ecco, del glucosio. Quindi tutti fattori che non portano alcun miglioramento, semmai appunto il contrario. Dato che, come appunto abbiamo specificato dall'inizio, è un vero e proprio disturbo alimentare, quindi ed è bene introdurre insomma questo macronutriente nella nostra dieta come tutti gli altri macronutrienti al fine di prevenire appunto questa patologia e questo disturbo alimentare in effetti. Quindi, dottoressa, abbiamo visto come i rischi della carbofobia siano molteplici. A tal proposito, cosa consiglia? Cosa ci consiglia lei?
Sì, assolutamente dico ai miei pazienti, ma anche non, che è bene non optare per le diete drastiche, quindi meno social media, ma più in realtà. Quindi optare comunque per una dieta sostenibile nel lungo tempo, che al suo interno, ecco, sia presente comunque, ecco, all'interno della dieta tutti i macronutrienti, compresi i carboidrati, ma che è giusto comunque, se il nostro obiettivo è il dimagrimento, nella maggior parte, ecco, dei casi, saperli scegliere, quindi saper optare per la qualità, ma allo stesso tempo anche per la quantità, perché sappiamo che ognuno di noi ha un proprio fabbisogno personale, quindi ecco, un proprio fabbisogno energetico, ed è bene scegliere determinati carboidrati piuttosto che altri, questo di certo sì. Quindi, dottoressa, lei ci ha appena consigliato di saper scegliere i carboidrati da introdurre nel nostro corpo. Se l'obiettivo è il dimagrimento, quindi, quali sono i carboidrati da assumere? Se il nostro obiettivo è, ecco, appunto il dimagrimento, premesso che alcun alimento va demonizzato, ecco, se l'obiettivo è la perdita di peso, è consigliabile optare, ma questo in generale, nel nostro caso parliamo dei carboidrati, di prodotti che siano comunque sazianti, ma bassi in calorie allo stesso tempo. La scelta quindi è bene che ricada sui carboidrati complessi. Per carboidrati complessi io intendo pane, pasta, cereali integrali. Da non escludere comunque anche i legumi, fagioli, lenticchie, ceci. Tra i carboidrati abbiamo anche le verdure, ecco, a foglia verde, come spinaci, lattuga, cavolo, che comunque, ecco, sono ricchi in fibre, anche ricchi in vitamine, sali minerali, ma in ultimo, perché presente tra i carboidrati, non dimentichiamoci la frutta, perché il nostro obiettivo è un dimagrimento che sia sostenibile nel tempo, quindi evitare assolutamente effetti yo-yo. E quindi introdurre tutti gli alimenti al fine di promuovere una dieta sostenibile. Quindi dicevo, in ultimo, non dimentichiamoci la frutta fresca, che è fonte di fibre, di fitonutrienti, vitamine e sali minerali che la rendono indispensabile nella nostra alimentazione. Benissimo, dottoressa, io la ringrazio per questi importantissimi consigli. A presto. Grazie a voi, grazie a tutti. A presto. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.